Buonasera, Clarisse. Ho pensato rivolesse i suoi disegni, dottore. Solo figli di non aprire la sua vista. Pensiero gentile. O Jack Crawford l'ha mandata per un'ultima moina prima che siate entrambi buttati fuori dal caso. No, sono venuta di mia volontà. La gente dirà che siamo innamorati. Pentrax Island. È stata una mossa molto bella, sua? Sì. Una bella cosa. Ma peccato per la povera Catherine. Tic-tac, 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 tic-tac. Ricompaiono i suoi anagrammi, dottore. Carol Neil de Stifford. Solfito di ferro, noto anche come l'oro degli sciocchi. Ah, Clarisse. Il tuo problema è che hai bisogno di trarre più divertimento dalla vita. Lei mi stava dicendo la verità, Baltimora, dottore. Per favore, continui. Ho letto i rapporti sul caso. Tutto ciò che ti serve per trovarlo è proprio lì, in quelle pagine. Allora mi dica come. Prima regola, Clarisse. Semplicità. Leggi Marco Aurelio. Di ogni singola cosa chiedi che cos'ha in sé, qual è la sua natura. Che cosa fa questo uomo che cerchi? Uccide le donne. No, quello è accidentale. Qual è la principale cosa che fa? Uccidendo che bisogni soddisfa. Rabbia, essere accettato socialmente, frustrazione sessuale, signore. No, desidera, questo è nella sua natura. E come cominciamo a desiderare, Clarisse? Cerchiamo fuori le cose da desiderare? Fai uno sforzo prima di rispondere. No, solo che... Il desiderio nasce da ciò che osserviamo ogni giorno. Non senti degli occhi che girano intorno al tuo corpo? I tuoi occhi non cercano fuori quello che vuoi? I bambini, sì, ora, per favore, mi dica... No, è il tuo turno di parlare, Clarisse. Le tue ferie sono finite ormai. Perché hai lasciato il ranch? Dottore, non abbiamo più tempo per queste cose. Noi non calcoliamo il tempo allo stesso modo, vero, Clarisse? Questo è tutto il tempo che avrai sempre. Più tardi, senta, per favore, mi ascolti. Abbiamo solo 5 minuti. No, ascolterò ora. Dopo l'omicidio di tuo padre eri un'orfana. Avevi 10 anni. Sei andata a vivere in un ranch con pecore e cavalli nel Montana. E una mattina sono semplicemente fuggita. Non proprio. Che cosa ti ha spinto? A che ora sei partita? Presto. Era ancora buio. Poi qualcosa ti ha svegliato, vero? Era un sogno? Che cos'era? Ho sentito uno strano rumore. Cos'era? Era un grido. Una specie di grido. Come la voce di un bambino. E che hai fatto? Sono scesa di sotto, fuori. Mi sono avvicinata furtivamente alla stalla. Avevo molta paura a guardare dentro. Ma dovevo. E che hai visto, Clarisse? Che hai visto? Gli agnelli. Stavano urlando. Stavano macellando gli agnellini? Urlavano come pazzi. E sei corsa via? No. Ho cercato di liberarli. Ho aperto il cancello del loro recinto. Ma non scappavano. Rimanevano lì, confusi. Non scappavano. Ma tu potevi e l'hai fatto, vero? Sì. Ne presi uno e corsi via il più velocemente possibile. Dove volevi andare, Clarisse? Non lo so. Non avevo né cibo né acqua e faceva freddo. Molto freddo. Pensavo di riuscire a salvarne almeno uno, ma era pesante, pesante. Riuscii a fare solo qualche miglio, ma lo sceriffo mi trovò subito. Il proprietario del ranch era talmente in collera che mi mandò a vivere all'orfanotrofio luterano a Bozeman. Non rividi mai più il ranch. Che ne è stato del tuo agnello, Clarisse? L'ho ucciso. Ti svegli ancora qualche volta, vero? Ti svegli al buio con il grido di quegli esseri innocenti? Sì.
E pensi che se riuscissi a salvare la povera Catherine potresti farle smettere? Pensi che se Catherine vive, tu non ti sveglierai più al buio con quell'orribile grido di quei poveri esseri innocenti? Non lo so. Grazie, Clarissa. Grazie.